Ciao a tutti ragazzi, siamo Elevens e oggi siamo qui con un vlog e risponderemo anche a delle vostre domande. Come già vi abbiamo detto, ora siamo a Roma, siamo nella stanza dell'albergo. È il primo giorno che siamo qua e abbiamo visto già un po' di robe tipo musei e robe varie. Staremo qui altri due giorni, quindi visiteremo anche tante altre cose che comunque saranno tutte dentro il video diary. Siamo quasi a 250 iscritti e la cosa è molto 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 buona. Un traguardone proprio. Un quarto di mille. Sì, un quarto di migliaio. Quindi in altri 8 mesi. No. Quindi continuate così, fatelo sapere a tutti. Fatelo sapere a tutti di questo canale. Grazie mille per il supporto che ci date. Sempre con i vostri commenti e le condivisioni. Avanti. Cioè. Come te la vai? Oh, vai fuori. Ciao. Ora passiamo alle domande fatte. Iniziamo con le domande. La prima è di Giacomo e chiede se riusciamo a recarsi l'ascella. E dice che tanto lo faremo in diretta, quindi cazzo subito. Non c'è ancora. Dobbiamo riuscire a cercare. Ok, ce l'ho fatta. Schifo, sei fatto anche sempre in Italia. Fa schifo. Prossima domanda. Allora, la prima è di Luca, che chiede se lo salutiamo. Ciao Luca. E chiede se porteremo mai gameplay sul canale. E non lo so. Questa è una domanda buona. E dipende. Molto probabilmente se faremo gameplay non sarà per fare gameplay, ma sarà per fare delle challenge. Poi magari se ci sarà un gioco che ci piace un sacco e che dobbiamo assolutamente fare perché ci piace un sacco, forse troveremo un modo. A voi potrebbe piacere uscirne una serie. E allora Matteo si chiede: che rapporti avete con YouTube? Seguite altri canali big in Italia o all'estero? Allora, io YouTube personalmente ho un rapporto abbastanza stretto, perché abbastanza periodicamente, cioè se riesco una volta al giorno controllo le mie iscrizioni, seguo sia youtuber italiani, meno grandi o piccoli, ma in generale tutti quelli che trattano il gaming, e esperimenti sociali, challenge, e anche qualche straniero, ma non tantissimi. Io seguo un po' di canali, più o meno è la stessa cosa che ha fatto lui. E ho iniziato magari più tipo dall'anno scorso, ho iniziato a seguire la gente. Prima guardavo un po' di video a caso senza sapere neanche come si facesse a caricare un video su YouTube. Proprio quello non lo so tuttora. Io sapevo che aprivo YouTube e c'erano dei video di non so chi e io li guardavo. Prossima domanda. A New Hope Gaming ci chiede: ciao ragazzi, spammato avete spammato per far crescere il canale? No, non l'abbiamo mai fatto. Mai fatto, mai faremo. Perché non mi sembra per niente bello farlo. Crediamo sia una cosa molto vile e di pessimo gusto, quindi no. Ma infatti andiamo avanti piano piano. Però andiamo avanti così, come riusciamo a fare noi, senza aiuti di qualsiasi genere. Prossima domanda ce la fa Francesca, che ci chiede: ciao ragazzi, so che non è da molto che avete il canale, ma volevo un consiglio. Io e delle mie amiche volevamo aprire un canale, eccetera eccetera. Volevo sapere se ci potevate dare dei consigli. E PS, potete salutare me Alice. Ciao Francesca, ciao Alice. E dei consigli. Dipende dal tipo di canale. Se dipende, volete... dipende tutto da che canale fate. E... esatto. Comunque, vabbè, i consigli di base sono sempre... sempre quelli, dai. Di fare un video con buona definizione. Esatto. E cercare con buon audio. Un obiettivo sia grafico di qualità, sia come format, cioè come argomento dei video, fisso, in modo da non fare troppa confusione. E ovviamente la qualità aiuta. E la luce in un video deve essere buona. Però, a differenza di queste luci di merda. Perché dovete sapere che se in questo video c'è una brutta luce è soltanto perché in questa camera ci sono due luci. Le luci sono arancioni. Arancioni. Di colore arancione. Non fanno le tende
che coprono la lampada no. bianche. Arancioni le fanno. Giallo scuro. Quindi scusate per scusate anche per questo, per il colore che ci sarà in questo video, ma sapete tutto qui, qui dentro tutto arancione. La possibilità che possiamo fare è questa. Prossima domanda. Alberto Calabrese. Albi si chiede di salutarlo. Ciao Albi, secondo te si regna sempre? E prossima domanda, subito dopo, Giulia ti chiede: che tipo di musica vi piace? Mi salutate. Ciao Giulia. La musica che ascolto va a periodi, perché diciamo che i generi che mi piacciono principalmente sono dubstep, musica house, tutte in generale, tipo deep house oppure bass house, tutto quel genere lì. E poi come c'è il rap, e ultimamente anche un po' tipo rock, quella roba lì. Di quello lì non so i diversi generi, quindi io dico rock generalizzando tutti i gruppi, che più o meno intendo la musica che c'è di solito di sottofondo nei nostri video, esatto. Io invece, anche io ho avuto un'evoluzione musicale enorme. Sono partito dalla commercialata, che adesso odio totalmente, per passare fino ad adesso, dove ascolto principalmente elettronica, che mi piace in quasi tutti i sottogeneri. Per ultimo e soprattutto più importante, Enrico ci chiede il motivo del nostro nome Elevens. Allora, diciamo che è nato quando abbiamo deciso di aprire il canale. Non sapevamo come chiamarci, avevamo un sacco di nomi per la testa, ma tutti facevano veramente schifo. 4-5 giorni a pensare, sì. Inventarsi le cose le più disparate, ma tutte schifose. Niente, eravamo spagnolo e si riportano le verifiche. Ovviamente io in spagnolo faccio veramente schifo, a suo contrario che va bene in tutte le materie. Io ho preso 4 e lui ho preso 7. Quindi, così, da niente ho detto 4 più 7, 11. Poi, tondo. E 11 in inglese si dice 11. Però io... Lampadina. Esatto, e allora abbiamo pensato, ma perché non chiamarsi 11? Però, non ho scritto così. Visto che siamo italiani, al posto della E mettiamo la I, e alla fine, visto che siamo in due, mettiamo una S. Esatto, qualche modifica, e però l'idea di base c'era, e quindi l'ho fatto. Bene, quindi anche questo vlog è finito, e da Roma è tutto, e ci vediamo nel prossimo video. Bella!